cosa vuol dire i sentieri della dignità? Vuol dire che nel corso di questi anni il lavoro ha subito delle sconfitte molto importanti. E lo vediamo perché sono diminuiti i salari, le persone con l'inflazione perdono potere d'acquisto, le persone muoiono solo di lavoro. Quando questo succede si perde la dignità delle persone. E noi quello che pensiamo oggi è che cominciamo una campagna per costruire sentieri di dignità per le persone che per vivere devono lavorare. Ecco, questa è l'iniziativa della FIOM di oggi. Ci saranno migliaia di delegati di metalmeccanici da cui, con cui partiremo per un percorso che poi ci porterà alla giornata del 7 ottobre sulla via maestra con la manifestazione della CGIL. E quali sono le richieste al governo? Le richieste al governo sono innanzitutto di rimettere al centro l'industria. Perché quello che sta succedendo in questo momento è che le lavoratrici e i lavoratori che hanno difeso l'economia e l'industria di questo paese durante la pandemia ora stanno subendo gli effetti della guerra da un lato con l'inflazione e dall'altro lato con i processi di ristrutturazione che rischiano di licenziare le persone che sono a lavorare dentro le aziende industriali. Avevano detto che si sarebbero occupati di un piano industriale per la siderurgia, un piano industriale per l'automobile, un piano industriale per l'elettrodomestico. Ad oggi non c'è nulla. E allora il punto che noi abbiamo, e abbiamo fatto anche uno sciopero il 7 e il 10 nazionale con Fimewilm, perché rimettere al centro il lavoro industriale significa ridare un futuro a questo paese, altrimenti siamo finiti come sistema paese. C'è anche il grosso problema della transizione ecologica per l'industria. Ma quello dovrebbe essere un problema che si può superare solo in un modo, come si fa in altri paesi. Pensa a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. C'è un piano IRA in cui sono state messe delle risorse per implementare l'occupazione e aumentare i salari, fare innovazione, ricerca, sviluppo e produzione negli Stati Uniti d'America. Io chiedo, noi possiamo pensare di affrontare quello che sta succedendo senza un piano industriale nazionale che crea una convergenza con i piani industriali europei? Cominciano ad arrivare le prime casse integrazioni anche nel nord del paese. Perché il rischio è che la crisi che sta attraversando in questo momento il sistema industriale tedesco rischia di arrivare poi dopo in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna e si sommano alla crisi dell'Ilva, alla crisi di Stellantis e così via. Per noi è inaccettabile, anche perché nel frattempo, vogliamo dirci la verità, mentre noi abbiamo pagato coi salari e con l'occupazione, le multinazionali fanno grandi dividendi e gli amministratori delegati si danno dei soldi da capogiro. Ecco, per noi, se il governo vuole fare la propria parte, deve contrattare. Noi siamo qui per dire oggi che per noi la dignità si costruisce lottando e contrattando. Il governo deve contrattare con la rappresentanza legittima delle lavoratrici e del lavoro. Sono i punti che porterebbe anche oggi a Chigi con l'incontro a Chigi. È l'ennesimo incontro spot. Il problema è sempre lo stesso. Non è successo. Avevano detto che avrebbero investito per fare l'ibridizzazione della produzione, l'AFO 5, per rimettere in piedi la produzione industriale. Non sta succedendo. Negli stabilimenti a me ogni giorno mi arrivano le foto di ora crolla un carroponte, ora si ferma un impianto, non ci sono più neanche le manutenzioni normali necessarie e stanno mettendo a rischio, ed è una responsabilità del governo e da un lato e dall'altro di chi, di ArcelorMittal, stanno mettendo a rischio di incidente le lavoratrici e i lavoratori. Allora, per questo noi abbiamo scelto unitariamente di Fimewilm di scrivere e di darci un tempo. È chiaro che le abbiamo scritto quando non era neanche in Italia. È chiaro che le diamo il tempo di organizzare l'incontro, ma se questo incontro non ci sarà, come abbiamo detto e confermo, ci autoconvocheremo alla Presidenza del Consiglio. Quindi che tempo? Un mese, due mesi, 10 giorni? Oh, un mese, due mesi. Un mese, due mesi rischia di crollare a pezzi, di spegnersi definitivamente lo stabilimento di Taranto e con quello di Taranto, poi dopo quello di Genova, Novi Ligure e così via. Quindi noi chiediamo che entro settembre ci siano tutte le condizioni, la Prima Ministra abbia il tempo di incontrare Fimewilm. Lei e i ministri ovviamente competenti o chi lei vuol delegare per affrontare questa questione. Ma anche gli industriali hanno espresso preoccupazione per le ultime manovre, per il fatto dei tassi della BCE, quindi ci può essere una visione comune da questo punto di vista? Ma guardi, il tema è molto semplice. Noi abbiamo inviato al governo un documento congiunto, per esempio sull'automotive, Fimewilm con Federmeccanica. Siamo stati bellamente inascoltati dal governo. Qualche giorno fa, insieme l'associazione dei costruttori, insieme con il sindacato industriale europeo, ha scritto alla von der Leyen.
che ci siano dei problemi che vanno affrontati insieme è del tutto evidente. Il punto è che possiamo avere interessi e ricette diverse per poterlo affrontare, ma c'è un punto. Se si mettono risorse pubbliche, bisogna che si garantiscano gli obiettivi ambientali e ma si garantisca l'occupazione. Perché non può succedere come sta succedendo a Crevalcore in questo momento, che siccome c'è la transizione uno giustifica il licenziamento e la cessazione di attività. Perché noi sono 10 anni che facciamo una battaglia per chiedere i processi di transizione che garantiscano l'occupazione. Ecco, quello che non può succedere è che per garantire la rendita finanziaria e gli investimenti degli azionisti come il fondo KKR, che tra l'altro è interessato dalla vicenda TIM, si licenzino i lavoratori che già sono oggi dentro la Marelli. Su questo lo dico per comprenderci. Il governo deve sapere che o ci sono le trattative oppure c'è uno scontro, ma perché lo sceglie il governo la via dello scontro? Noi invece vogliamo negoziare e trattare sulla base degli interessi che noi rappresentiamo. E non la buttassero in politica, perché la cosa per cui abbiamo le bandiere rosse e quindi di per sé noi siamo contro, noi non siamo contro a prescindere, noi vogliamo negoziare sulle basi delle trattative, perché noi quando costruiamo le piattaforme, vorrei che il governo lo sapesse, quando costruiamo le piattaforme non è che ci sono quelli rossi, quelli blu e quelli gialli, ci sono tutti i lavoratori che insieme ci danno il mandato e quindi noi abbiamo una legittimazione democratica a negoziare nei confronti del governo. Grazie.